ed abbiamo di fronte anche la grande occasione delle risorse del Recovery Fund. È chiaro che deve essere il Parlamento il primo interlocutore del governo a decidere il piano di utilizzo, ma ritengo che la questione infrastrutturale debba essere una priorità per dare competitività all'economia. In questa ottica è necessario, a mio parere, procedere anche con la digitalizzazione dell'intero sistema doganale, una prospettiva strategica per ridare slancio all'occupazione ed offrire concreti sbocchi professionali, soprattutto ai giovani. Proprio i giovani, infatti, che sono stati i grandi invisibili della pandemia, vivono una situazione di disorientamento legata alla mancanza di lavoro e di prospettive per un futuro che vedono incerto.